Una presolana mai vista, quella ritratta negli scatti di Mauro Lanfranchi, lecchese, alpinista e fotografo, che al Museo della Basilica di Clusone espone fino a fine gennaio una serie di stupende immagini invernali della montagna più amata delle Orobie Bergamasche, quella che gli abitanti delle valli Seriana e Scalve chiamano semplicemente la Regina. Approfittando anche del fatto che l'anno scorso le nevicate sono state eccezionali, si erano accumulati 6-7 metri di neve e quindi sono riuscito a ritrarre la presolana nel suo momento magico, rimanendo anche in quota a bivaccare per 3-4 volte o anche a dormire nei rifugi, e penso di essere riuscito a trovare una presolana, se vogliamo, anche un po' insolita. Abbiamo chiesto all'autore di scegliere la foto, secondo lui, più rappresentativa dell'intera mostra, e Lanfranchi ha risposto senza esitazione. È il mare in burrasca. Il mare in burrasca è un'immagine che io avevo già visualizzato e pensato già addirittura in estate durante la mia traversata delle Orobie Bergamasche. E ho detto: questo posto con queste doline, con una bella neve, deve essere un qualcosa di veramente bello. L'iniziativa è stata voluta dal mensile Orobie per festeggiare i 20 anni di vita della rivista, fondata da Cesare Ferrari. L'esposizione si sposterà poi al Palamonti di Bergamo, a Lecco, ad Orga e a Schilpario. Dicono che sia la regina delle Prealpi. Lo spero proprio, perché in tutte le salse noi la mettiamo, ed è una cosa importante perché è una gran bella montagna che noi vogliamo in particolarmente bene, perché da giovani appunto era la nostra palestra d'allenamento. Gli spettatori della mostra possono ammirare anche una sezione dedicata ai minatori che in presolana per decenni hanno estratto la fluorite, con alcune belle immagini di Matteo Zanca.